Ok ragazzi, nuovo video, oggi vedremo ogni quanto cambiare esercizio. È una tematica abbastanza particolare perché ci sono due grandi scuole di pensiero. Allenamento istintivo, quindi ogni giorno vado in sala e faccio un po' quello che trovo, oppure approccio un po' più chasing the log, che io utilizzo spesso, in cui ho questo esercizio, devo progredire, lo tengo fisso per un anno, per quel che è, perché devo continuare a progredire sullo stesso. Quindi statico all'estremo e dinamico all'estremo, e cercheremo di capire un po' come muoverci. E nello specifico voglio farlo un po' risalendo a quelle che sono tutte le tappe, perché questo discorso si differenzia molto nel corso della nostra, vostra carriera, tra neofiti, intermedi, avanzati e super avanzati. Ora, partiamo da neofiti. Allora, come sapete, a me al neofita il consiglio che di solito do è quello di allenarsi con una full body. Ho già fatto dei video su Rhino Nation in cui vado a spiegare esattamente come impostare la split per i neofiti. Full body e poi successivamente un upper lower o comunque una spinta trazione. Su 3-4 volte a settimana. Il discorso dei neofiti è che devono imparare lo sport, la base dello sport. Quindi iniziare a capire, ascoltare il proprio corpo, capire determinate sinergie muscolari, eccetera, eccetera. Quindi idealmente nel caso dei neofiti io preferisco tenere gli esercizi fissi nel corso di un periodo anche abbastanza lungo. Perché? Perché un neofita mi deve imparare a fare bene uno squat, deve imparare a farmi bene una panca, deve imparare a farmi bene uno stacco per creare quelle sinergie muscolari. Non è detto che questi esercizi siano ideali per lui in futuro da un punto di vista ipertrofico, però sicuramente in questo momento gli daranno ottimi risultati, soprattutto di nuovo in termini di capacità di fare praticare questo sport, capacità di attivare, di creare sinergie muscolari, di portare avanti un compound, di avere una propriocezione scapolare, quindi articolare, una propriocezione muscolare, eccetera, eccetera, un'esterocezione e tutto. Quindi sono propedeutici da questo punto di vista. Impostando una full body, eventualmente allenando quindi per esempio il petto 3 volte a settimana, un giorno avrò una panca piana, un giorno potrò avere una chest press piuttosto che una panca inclinata, un altro giorno una variante di apertura, e mi porto questi esercizi avanti nel tempo. Poi logicamente se ci sono delle problematiche di base gli esercizi si cambiano, però il discorso è insistere e imparare a eseguirli. Ora, quando passiamo a essere intermedi, la situazione cambia, nel senso che avremo già creato una certa intimità, auspicabilmente, che ci fa capire se un esercizio funziona o meno con noi. Quindi già da questo punto di vista avremo identificato e nucleato una certa rosa di esercizi che sentiamo bene, che percepiamo bene. Ora, il mio consiglio nei primi anni, da intermedio, è quello di avere determinati esercizi, portarli avanti, finché non risultiamo saturi su questi esercizi. Ossia, l'approccio comunque per un intermedio dovrebbe essere sempre generalmente chasing the log, ossia mantengo bene o male un certo esercizio fisso e cerco di progredire costantemente. La situazione in cui si incorre è che si arriva a un certo punto in cui si è saturi su questo schema motorio. Quindi per esempio una panca piana, mi ci trovo bene, perfetto, la inserisco come prima rotazione di petto, quindi avrò tre diverse sessioni o due sessioni diverse di petto, di chest o di push o quel che vi pare, ma io sto lavorando con una push pull legs, avrò due rotazioni di petto. Ora, in una di queste ho questa panca piana. Dopo 12 settimane, 14 settimane, non lo so, a un certo punto, lasciando stare che scarico ogni tanto eccetera, a un certo punto sta panca piana non miglioro più, non riesco a battere le ripetizioni, non riesco a battere il carico, provo a invertirla, a cambiare stimolo eccetera, però comunque sono saturo. E il discorso qua è che non sono affaticato in generale, ma sono proprio saturo su questo schema motorio, ossia non riesco più a performare, ed è una cosa logica perché se ci pensate non posso pretendere di crescere all'infinito. Quindi i casi sono due: o mi metto a fare delle metodologie di powerlifting, quindi torno a lavorare in buffer e utilizzo delle metodologie che lavorano sul tonnellaggio totale, che mi migliorano l'alzata, ma non è quel che voglio perché sto facendo bodybuilding e voglio allenare il muscolo. Quindi tendenzialmente quello che faccio quando sono saturo è inserisco un altro esercizio della mia rosa. Quindi avrò una rosa più o meno ampia, quindi per esempio al posto di questa panca ci vado a mettere una panca inclinata, e magari questa panca la metto alla fine della sessione. Perché no? Faccio una panca inclinata, poi faccio una variante di dips e poi faccio la mia panca piana. In questo caso la vado a fare che sono più affaticato, ma le faccio su ripetizioni più alte. Quindi sì, sono saturo su questo schema motorio, su per esempio un 6-8 RM, però lavorando alla fine e lavorando sulle 15-20 ripetizioni, magari con un cluster set o quello che vi pare, allora sto lavorando su uno stimolo diverso e continuo a progredire su questa panca piana. Quindi di base il mio consiglio nel caso degli intermedi è: scegliete gli esercizi, identificate una rosa di esercizi con cui vi trovate bene, tenete lo stesso esercizio per quanto più tempo possibile, ma
e cambiatelo quando siete saturi su quel determinato schema motorio. Ok? Però solo quando siete saturi. Potete cambiarlo togliendolo del tutto, potete cambiarlo inserendolo soltanto alla fine in un altro ordine, eccetera. Ora, a un certo punto, quando saremo avanzati, quindi da intermedi passiamo ad avanzati, che cos'è che succede? Dal mio punto di vista, gli avanzati devono continuare a lavorare in chasing the log di base, finché non hanno livelli di forza veramente veramente importanti e sollevano carichi molto molto alti, al punto in cui il loro sistema nervoso centrale non riesce più a reggere un approccio del genere, che è una cosa che normalmente avviene, nel senso che se devo scaricare ogni 4 settimane probabilmente sto sbagliando qualcosa. Allora, per quanto riguarda gli avanzati, quindi l'approccio deve essere sempre questo. Il discorso è che si è saturi molto più spesso, cioè c'è molta più facilità di essere saturi sullo schema motorio, ed è logico, perché se sono più forte su di diversi rep range, lo stallo lo vado a trovare molto più velocemente. Cioè, se io ho un 100 kg di panca piana sulle 8 ripetizioni, per dire, molto probabilmente riesco a progredire con una certa facilità nel corso degli anni. Quando sono arrivato a fare 180-190 kg di panca piana, è molto più difficile continuare a progredire, ok? Quindi lo stallo sullo schema motorio lo ritrovo molto più velocemente. Quindi il mio consiglio in questo caso è sempre la stessa impostazione, ossia esercizi fissi, però andiamo a ruotare, a cambiare schema motorio nel momento in cui sono saturo. Quindi semplicemente reinvertiamo un po' le cose nel momento in cui sono saturo. Però, rispetto all'intermedio, aumentiamo le nostre rotazioni. Quindi facciamo in modo di rincontrare lo stesso schema motorio un po' più raramente. Quindi per esempio ogni 2 settimane. Per esempio il petto avrò non più 2 rotazioni, ma 3 rotazioni. Io sostanzialmente questa panca piana, che ho la prima rotazione, la faccio il lunedì, poi faccio la seconda rotazione per esempio il venerdì, la terza rotazione la faccio il mercoledì della settimana dopo e la prima rotazione la ritrovo il lunedì della settimana ancora dopo, quindi 2 settimane dopo. In queste 2 settimane io ho riallenato il petto, quindi ho mantenuto un certo stimolo, il petto è migliorato in qualche modo, stimolo recupero, però sullo stesso schema motorio ci ritorno dopo 2 settimane. Che cosa vuol dire? Che se io devo aumentare la mia panca piana di per esempio 1 chilo per parte, è molto più verosimile che io riesca ad aumentarlo di 1 chilo per parte ogni 2 settimane piuttosto che 1 chilo per parte ogni settimana. Quindi da questo punto di vista sarò più longevo prima di ritrovarmi saturo sullo schema motorio. Però l'approccio bene o male è sempre quello dell'intermedio, ossia in questa fase, comunque quando siamo avanzati e tutto il resto, finché non abbiamo carichi veramente veramente alti, insistete sugli stessi esercizi e cambiateli soltanto quando siete saturi. Questo vuol dire fare mesi e mesi magari tenendo sempre una panca piana. Ci sta, la troveremo ogni 2 settimane, però ci sta, dobbiamo migliorare sugli schemi motori. Quando arrivate ad essere saturi veramente ogni 4-6 settimane, allora lasciamo stare poi il discorso periodizzazione, perché nel caso degli avanzati io sono anche per l'idea che questo approccio chasing the log deve essere periodizzato con altri approcci un po' più ipertrofici, che lavorano sulla densità, lavorano sull'accumulo di fatica, eccetera, eccetera. Però questo teniamolo da parte, magari approfondirò in altri video. Però quando arriviamo ad avere carichi molto molto importanti, allora dovremo cambiare un po' le carte in gioco. E a me quello che piace fare è tenere la progressione, o comunque un approccio di esercizio fisso, però attenzione, non un approccio chasing the log. Un esercizio fisso, che è un esercizio madre, all'interno di ogni sessione di allenamento, tranne magari per le braccia, per i distretti piccoli, però tendenzialmente un esercizio madre per le gambe, uno per il dorso, per le gambe può essere uno squat per il dorso, o una variante di squat, per il dorso può essere un rematore, una variante di rematore, un T-bar col chest supported, eccetera. Per la panca, per il petto può essere una panca piana, una panca inclinata, una panca alla Smith. Quando siamo super avanzati la scelta degli esercizi sarà molto più fine, quindi possiamo anche distaccarci da quelli che sono i big lift, i grandi compound. Per le spalle può essere un overhead press, ok? Avrò questo esercizio, è un esercizio madre. Ora, io questo esercizio lo voglio tenere fisso tutte le settimane, ok? Se lavoro per rotazioni ogni 2 settimane, vedete voi. Però lo tengo fisso. Il contorno lo vado a modulare. Perché? Perché sono avanzato, vado a modulare tutto il resto in maniera da creare determinati stimoli che devo andare a ricercare, che sono più prettamente ipertrofici. Però di questo arriveremo a parlare. Però posso tenere gli stessi esercizi, come posso cambiarli, perché magari un giorno vedo che sono arrivato saturo su una distensione con manubri, cambio un po' l'angolo di lavoro, oppure voglio dare un po' più di enfasi ai fasci costali del gran pettorale, quindi vado a lavorare inserisco delle dips, una panca declinata, eccetera. Insomma, vado a cambiare un po' le carte in gioco, perché di nuovo sono avanzato e so che cosa faccio. Però tengo questo esercizio madre nel quale devo progredire. Ora, progredire non con un approccio chasing the log, perché è tanto tassante quando i carichi sono elevati, quanto piuttosto con un approccio
di lungo periodo, nel senso che io faccio per esempio un 6-8 RM all'inizio del mio mesociclo, alla fine del mio mesociclo questo 6-8 RM deve avere un filo di più, poi all'interno vado a strutturare questo esercizio in base a come mi sento. Quindi per esempio un giorno in cui mi sento un po' più fiacco, questo stesso esercizio madre lo vado a lavorare sulle altre ripetizioni. Un giorno che mi sento con più forza vado a lavorare sulle 3 ripetizioni, un altro giorno inserisco un cluster set. Insomma, vado a variare secondo determinate logiche, non a caso ragazzi, logica, questo non ci piove, però ci sto scrivendo un libro, quindi è un argomento abbastanza ampio che andrò a trattare in maniera specifica. Però il concetto è un esercizio madre sul quale vario all'interno delle settimane, però soltanto uno, e non vado a avere un approccio chasing the log su tutti gli esercizi. Ragazzi, questa è tutta una panoramica generale. Qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, qualsiasi osservazione, qualsiasi critica scrivetela, in questo modo instauriamo il nostro confronto, e qualsiasi precisazione vogliate scrivetela qua sotto, in questo modo so che ci sono tanti punti che vanno approfonditi perché è un discorso molto molto ampio, per cui qualsiasi cosa scrivetela e magari ci dedicherò dei video nello specifico. Io niente, con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video, non sapevo come concludere, ci vediamo al prossimo video.